fratelli e New York. Li ho accorciati grossi, capisci? Non soltanto dal meglio di presentazione. Allora, somigliavo troppo a Rapunzel. Potevo fare il Rapunzel quando Eugene mi ha tagliato i capelli. Sarei stato un ottimo cosplay. Salve youtuberini adorati! Buon anno soprattutto! Sì, lo so che sulla pagina Facebook, sulla quale mi invito sempre ad andare ad iscrivervi, avevo detto che stava arrivando un video natalizio. Ma la realtà è che non ho fatto in tempo a montarlo prima di Natale, quindi ha perso completamente proprio senso. E sì, diciamo anche che era un vlog, quindi non era vero proprio video, quindi no, non era molto corretto ritornare così. Quindi, anno nuovo, video nuovi! Cerchiamo di reinventarci! E lo faremo partendo con una nuova serie di video, stavolta sul serio, giuro che la tengo buona questa. Prima come Disney Talks, quelle hanno funzionato. È basata su una cosa che mi chiedete in tanti che ancora non ho fatto perché ho seri problemi decisionali, ovvero una top 10. In molte occasioni mi avete infatti domandato di fare una top 10 sempre dei miei Disney preferiti, dei personaggi, dei cattivi e via dicendo. E ogni volta io ho avuto problemi a livello di scelte, determinando magari soltanto il primo in classifica in quel determinato momento. Ebbene, col nuovo anno mi sono impegnata a prendere più risoluzioni. E quale modo migliore se non unire la decisione di fare un video a settimana ogni due, cioè proviamo, giuro che io non gliela farò mai, a quella di dare delle preferenze, ma non partirò con una classifica come un'altra, no! Siccome intendo recuperare il principio dei Disney fail, inizierò, come potete leggere, dai commenti più manchecca. Ebbene sì, momenti what the fuck is going on here? La Disney ne è piena. Per un attimo infatti lasciare però da parte i Pixar, i live action e tutto quello che concerne produzione, un video eccetera eccetera, per limitarci ai grandi classici Disney, con la numerazione ufficiale, eh. Quante volte avete rivisto un Disney da adulti e non vi siete fatti domande su alcune scene o premesse? Quante volte non vi siete ritrovati a urlare davanti allo schermo "ma questo non ha assolutamente senso", pur sapendo che si tratta o di cartoni o di fiabe che non necessariamente deve esserci una logica padrona. Abbiamo 10 casi per me eclatanti. Sottolineo un attimo che questi what the fuck sono nati da adulta, che non ci sbagliamo, per cortesia. Ciò non vuol dire che tali classici non mi siano piaciuti, anche qui devo fare le promesse, porca miseria, mannaggia i troll, mannaggia. Userò tanto sarcasmo. Io non prenderò in esame più di un momento per classico, magari riassumerò alcuni aspetti, anche se ce ne sarebbero a migliaia da dire, ma davvero, davvero, davvero. Via! Numero 10 troviamo Frozen. Sì, mi è piaciuto molto Frozen, non so se si era capito, però sinceramente a quanti non è venuto da imprecare davanti ai genitori di Elsa che le dicono di nascondere il proprio dono? Sì, sarà pericoloso quello che vuoi, ma non cercano di capirlo, non cercano di vederne l'origine, non vogliono saperne, di aiutarla ad amare se stessa. Complimenti, genitori dell'anno dovrebbero farvi. No, ma seriamente, non comprendo. E vedi che forse il naufragio dipende dal karma accumulato. Sì. Numero 9. Biancaneve. Sì, lo so. Pensavate che Biancaneve fosse ai primi posti? Me ne no. È nella top 10, però. Infatti, vorrei far notare come ci sia una regina che, per dimostrare di essere la più bella, si trasforma in una vecchia strega coi buboni dall'attraenza, non dico inesistente, però molto opinabile, tanto opinabile. Momento numero 8, Cenerentola. Allora, io questa cosa me la sono chiesta in realtà ad ogni rappresentazione della favola, un po' meno nell'ultimo film di cui che ho visto, sì, e di cui parlerò in una parte legata alle action. Ma quello che mi domando non ha a che fare con un momento, con il momento chiave in realtà ha a che fare, che c'è anche assolutamente nella fiaba. Come? Come ha fatto? Dove l'ha trovata Lady Tremaine, il padre? Dove?
Davvero, voglio sapere che cosa c'è trovato in quella donna piena di risentimento e evidentemente con qualche problema relazionale, soprattutto a livello di cattiveria maiista. Non me lo spiego, cioè, tu volevi un'altra madre? Trovi una figura amorevole, come quella magari della live action, ti poteva vagamente sembrare... No, evidentemente sono io che ho qualcosa di sbagliato. Momento numero 7, Hercules. E allora, questo è un film che io ho visto ancora al cinema e che ho rivisto dopo tanti anni poi. E rivedendolo dopo tanti anni mi sono soffermata su alcune ambiguità che non sono nuove in Disney, per amor del cielo, ma soprattutto la musa, mi pare Talia sia, che fa mi piacerebbe fare delle belle musiche con il suo, mi ha steso, ma ero lì davanti allo schermo. L'ha detto totalmente allibita, non che non ce ne siano altri dei riferimenti, anzi, però questo è un po' più succoso. Numero 6, La carica dei 101. Ok, torniamo un attimo ai momenti what the fuck un po' meno ambigui e andiamo a vedere i cuccioli travestiti da Terranova. Ok, sono un centinaio di cuccioli che ti sono scappati, più due adulti. Non ti viene il dubbio che magari tanti cuccioli così, seppur di un altro colore, potrebbero essere... Cioè poi gli è venuto il dubbio. Però come pensi di farci? Capito che sei un cane, che non ragioni magari come gli altri, però sei intelligente. Come ti può venire in mente uno stratagemma di sì? Come pensi che possa funzionare? Momento numero 5, in Aladdin. Io metterei in questo momento tutte le canzoni del genio, perché bene o male hanno un sacco di allusioni, a parte i riferimenti alla pop culture, quello vabbè, però parla di allusioni, a sfondo dubbio, nel senso, in un amico come me ci sono tre odalische che sono delle concubine create proprio per Aladdin, e nella canzone invece il principe Ali ci sono le schiave che non sono mai stanche. No, grazie, pochissime allusioni sessuali e soprattutto poco sessista, mi dicono. Numero 4, La bella addormentata. E che non potevo mettercela. Soprattutto non vi stupite che Malefica e le sue scarse capacità di impiego, di ricerca del personale, siano finite soltanto quarto posto. Malefica è un gran bel villain, però ha qualche problema di selezione. Credo, non hai dato supervisione ai tuoi sottoposti per 16 anni? Ma arriviamo alla top 3. Al terzo posto c'è il gobbo di Notre Dame. Voi non avete mai imprecato nel vedere Frollo che, per colpire meglio Esmeralda, si mette su una sporgenza instabile a una cinquantina di metri da terra su lava bollente. Ma mi piace pure! Andiamo avanti. Momento numero 2, La bella e la bestia. Pur essendo un Disney bellino, io mi sono sempre incacchiata. Ma penso che sia già venuto fuori anche riguardo a Maurice, che va nella foresta e sceglie la parte del bivio più scura e ostile. Ma come ti viene in mente? Perfino il cavallo ha cercato di avvisarti. Io mi immagino che dialogo ci sarebbe potuto essere tra loro. Ma è veramente tutto, cioè tu dovresti andare di là. No, noi non andiamo di là. Non andiamo di là, ma manco morti. Hai su che è sicura, ma scendi lontano miglio. Lontano miglio un corno. Ho capito che sei un inventore e che te devi essere sempre originale, ma che sto un po' troppo, noi andiamo di qua. Invece ti dico che andiamo di qua, in modo di porre una frustatina in maniera che è più chiaro il concetto, perché io sto guidando, va bene? Ho capito, moriremo tutti. Grazie. E arriviamo al momento numero 1. Non penso che tutti si stiano aspettando quello che sto per dire, ma al primo posto c'è la sirenetta. Perché la sirenetta? Perché anche qui, anche nella fiaba in realtà non ci sono delle premesse, però... pare che Ariel sappia leggere le giucchiacche, che sappia individuare le parole con le pupille. Perché allora, benedetta la signor, non te scrive? Vedi che viene fuori la mia anima veneta in questi momenti. Perché non scrive? Cioè, è talmente elementare, io lo guardo da...
da adulta, continuo a fissare che ma sarebbe tutto più semplice, una lettera, un messaggio, un segnale di fumo. Sono la persona che ti ha salvato, ma non ho più la voce, perché anche se non ti dovrei dire che è stata una strega, è stata una strega, se non mi vuoi credere, facciamo che ho un mal di gola perenne. La mia infanzia è una bugia! Già. Vorrei fare ben due menzioni d'onore. La prima, con nota assolutamente positiva, va data a Alice nel Paese delle Meraviglie, che già nel libro era un trip mentale continuo e che qui nella versione Disney è assolutamente allucinante. È un what the fuck, però in maniera abbastanza positiva, a parte alcune cose che rimane in via, dici ma Alice sei stupida allora? Allucinante nel vero senso della parola. In più farei notare come la stessa Disney sia diventata, diciamo, autoironica su certe narrative. Torna anche in alcune spalle comiche nei vari Disney, ma testimone su pellicola di questa tendenza all'autoironia sono le Follie dell'Imperatore. Sono un senso continuo e fanno sbellicare. Quindi, ricapitolando e chiudendo il video, arriverà presto una mia opinione su Inside Out che ho visto, non ho visto di aggiornarlo però, quindi ne arriverà anche uno completamente diverso da altre mie in comune del canale. Peggio o forse meglio dei momenti di serietà, sarete voi a valutare, mi sto lanciando molto nel vuoto con questa cosa, ma è una tematica e un tipo di espressività a cui tengo particolarmente, vedremo, sono pronta anche ai pomodori. Nel frattempo grazie a tutti perché nonostante la mia scarsa assiduità avete continuato a iscrivervi, seguire il canale e non ho risposto a tanto ai vostri commenti, ma giuro che lo farò. Continuate a farmi domande, dalle quali avete capito che potrò prendere spunti per nuove top 10 e nuovi video in vostra risposta. Fatemi anche sapere, soprattutto, quali sono secondo voi i momenti più what the fuck. Avete visto che la varietà è varia ed eventuale, ma tanti magari si vorrebbero soffermare solo sull'ambiguità a sfondo un po' sessuale, solo che sono molto inflazionati, quindi lo lasciate fuori a parte un paio di riferimenti. Potete dedicarvi sia alla parte classica che non classica, ma sono molto aperta. Ciao, see you soon! Se interessate questo tipo di maglietta è andata fuori produzione perché andate e tenete d'occhio il sito / pagina Facebook di Tiki Keys perché io indosserò tante delle loro magliette perché ci sto spendendo un capitale per